Quando da piccolino passavo nella via dove abita Alessandro, lo cercavo sempre con lo sguardo. C'era mio padre che viene da ridere a pensarci. Quando lo incontrava diceva: "Guarda, c'è Sandokan". Io mi è sempre rimasto impresso perché aveva questi capelli lunghi, questa barba, aveva queste pezzi di stoffa che gli coprivano il corpo. E lo sguardo di un bambino è differente da quello di un adulto, no? E ogni volta lo ricercavo con lo sguardo, mi faceva simpatia. Negli anni, tutte le persone che sono passate da quella via, dalla via di Vannino, l'hanno cercato con lo sguardo. E io ho continuato a farlo negli anni. E piano piano lo osservavo e ho visto un uomo invecchiare. Fino a quando nel 2015 qualcosa, avevo 5 giorni veramente liberi, un momento di stacco dal lavoro. Allora ho preso la macchina da presa, non avevo mezzi di fortuna, non avevo nessun tipo di mezzo e ho voluto cercare di scoprire chi fosse Alessandro, chi fosse Vannino, che poi il vero nome è Alessandro. Vannino, diciamo, è come lo chiamano un po' i cittadini. Insomma, quindi è stato un approccio curioso perché io non lo conoscevo di persona, l'ho sempre visto fin da bambino, per me era un personaggio mitico come per tanti di voi. E allora, prima con molta discrezione, l'ho conosciuto, gli ho spiegato che cosa volevo fare, che volevo sentire la sua voce, volevo catturare con la macchina da presa, il suo sguardo, i suoi atteggiamenti, quelli che mi hanno sempre affascinato fin da quando ero piccolino. E lui all'inizio un po' restio, poi ha accettato. E ho passato 5 giorni convinto di poter raccontare Alessandro, di poter raccontare Vannino. E invece poi piano piano che stavo con lui, piano piano che riprendevo questi atteggiamenti, questi sguardi, quel suo modo di vivere, mi accorgevo che c'era un mondo inesplorato intorno ad Alessandro, un mondo che non avrei potuto raccontare in quei soli 5 giorni di riprese. Allora, quel documentario che avevo dovuto fare, quel documentario e interviste, rendendomi conto che sarebbe stato un'opera d'affare bella, monumentale, perché Vannino meritava una produzione, allora ho deciso di mollarlo, perché non avrebbe reso giustizia al personaggio. Però ho girato tanto con lui, sono stato tanto con lui. Abbiamo creato anche un bel feeling insieme. È stato fantastico. E in questo momento che è successo questo fatto increscioso ma non voglio entrare in merito alla questione perché non mi compete, tutto il discorso della casa, e ho sentito varie voci, tutta la comunità di Agliana si è svegliata, la comunità di internet, ognuno che dice la sua. Io l'unica cosa che potevo fare è riprendere quel materiale vecchio del 2015, fatto con mezzi di fortuna, e in una notte ho cercato di assemblare qualcosa per far capire anche allo spettatore il tono che volevo dare alla storia di Alessandro, alla storia di Vannino. E quindi questi che vedremo adesso sono dei frammenti di tutte quelle interviste che ho fatto in quei 5 giorni che sono stato con Alessandro. Alessandro, io continuo a chiamarlo Alessandro perché quello che mi interessava in quel racconto e quello che spero che vi arrivi guardando queste immagini è uscire dal personaggio Vannino che tutti conoscono, che passano con la macchina e fanno Vannino e lui, oh! No, quello non è. Quello è un personaggio folcloristico. Guardate, osservate gli occhi dell'uomo e insieme, spero che guardando questa immagine, voi possiate scoprire chi è Alessandro. Buona visione. Elegante, camicia bianca, collo alto, tirato su proprio a
gaga, diciamo, a quei tempi si diceva gaga, gaga. E poi ha fatto questo mutamento che per me lo vedo proprio, ah, si è voluto forse togliere di tutto e ritornare alle origini dell'uomo. Ecco, lo vedo per dentro di me, lo immagino così. Sì, ma insomma non era tutto il freddo che descrive lui. E sono uscito tante volte con la neve, ma non era tutto. Quando neve non è freddo, o è prima o è dopo. Anzi, forse dopo, perché prima gli è caldo. Quando neve, prima di nevare gli è sempre caldo. Semmai dopo, quando smette di nevare, il giorno dopo, quando c'è la neve fresca, quella maniera è lì. Ma insomma non è tutto adesso freddo. Non c'è da chiedersi se vive bene, se sia contento, se è scontento, se è felice o infelice. Alessandro è Alessandro. Come ripeto, non è un uomo in gabbia, è un uomo libero. Io l'ho portato anche d'estate la pelliccia, ma non è un affare per il clima, è un affare che tu ti senti a tuo agio, dopo è da una certa atmosfera, i cappotti foderati bene per bene, i cappotti di pelle, questa roba qui, le pellicce. Protegge anche dai freddo chi lo sente, però ed è per estetica più che altro, non si porta anche io te l'ho detto. Cappotti impermeabili e pellicce ce ne avevo a stanze piene. Lo porta anche l'estate la pelliccia. E difatti, se tu ci fa caso, la gente di freddo e muore più d'estate che d'inverno. Te lo dico io. Oh, ormai ci sono passato 1000 volte. Comunque è vero, Se mi era capitato di situazioni impreviste e di ricominciare ogni cosa da capo, io ero l'uomo più ricco del mondo. Dio di più così, ero più ricco degli arabi, Dio di altri. Santi una vera. Sì. Ma arrestarono subito, Dio di altri. Mi è capitato altre volte, che c'è tempo quanto ne avevo fatto. Anche lì in carcere, la prima volta lo rivedi in carcere, la prima volta che entra in carcere. E infatti il carcere mi sembrava di essere a casa. E gli era suo, gli era di mio papà. Ti rendi conto? Madonna di altri. E mi ci mise dentro. Accidenti, mamma. Come quando partì per fare il militare la prima volta, perché io l'ho fatto 2 volte. Una volta l'ho feci tutto in galera dentro perché non avevo voglia di fare il militare, non obbedì a nessuno. E dopo me lo fecero rifare. La prima volta, dopo il giuramento, e so, ok, non è venuto nessuno. Perché dici, mi va, ero un cardio il giorno, e si fece il giuramento, dice, e mi va a fare una doccia dopo. E poi a mangiare ai ristoranti e cose. Abbiamo fatto, c'era un mio sacco che c'era una semina, c'era un paradiso, ma io ad esempio lì di fare il militare. Gli era il centro della terra Roma, ci dico, sembrava un paradiso terrestre, nel 70 quasi un paradiso terrestre, lo dico io, Dugnosa. Sembrava un albergo a 5 stelle, neanche con il parco, un parco grande, beh, sì, è bellezza.
Ma io, ad esempio, lì di fare il militare proprio è una rabituata, quello, come fai? Io da un giorno a un'altra parte a fare il militare per essere abituato. E vado a fare la doccia e stavo per uscire e sento chiamare e ti vedo. E mio babbo nel reparto, nella stanza del colonnello. Era se mai il colonnello, porca madre, che cazzo ci fa se mai il colonnello? Si rende conto, anche lei, anche la serma gliela sua anche ella. E a me mi toccava fare una vita, te lo dico io, è una vera punta, poi ci poteva pensare prima. Due volte me lo fece fare il militare. Insomma, la seconda volta un po' da meglio. Ma da primo della maniera a fare il militare, io gli ero abituato, marciavo alle due il giorno, le tre, le quattro, tutto d'un po'. Ma arrivo all'altro lì, la mattina dopo mi toccò a partire, da un giorno a un altro, a cambiare vita da un giorno a un altro, uno di vent'anni, e dopo abituati quella maniera, come faceva abituati. Perché il primo anno tutto il carcere, cioè avevo il letto, sembrava una salita di adesso sui tavolacci, ma mi toccò, un anno intero di adesso. Comunque sono stato 50 anni a mangiare al ristorante e negli alberghi, ma comunque se tu fai una mangiata buona, come tu te la fai da te, è la meglio cosa del mondo, te lo dico io. Il ristorante e negli alberghi tu mangi, ma è più spellucci più che altro. Perché tu devi stare per bene, capito? Tu devi essere sempre pronto. Ma se tu fai una mangiata per bene, come tu te la fai da te, non c'è bene. È la meglio cosa del mondo. Mi piace molto a me cucinare, io ho sempre cucinato. Cominciare un ragazzino così, come quando cominciava a scopare. Io insomma andavo in crisi in vita mia, io gli ero abituato ormai. Ma una volta, stette una settimana senza fare l'amore, guarda, non ci vedevo più, Dio adesso, proprio, guarda davvero. Ti dico, guarda, mi manca una cosa incredibile, se tu te lo puoi neanche immaginare. Ora forse no, potrei stare anche un mese, ma di esempio lì te l'ho detto di ansia, come ti ero abituato io. Poi faceva l'amore giorno e notte e dici, orca madonna. Stava una settimana, guarda, non ci vedo da qui e lì, se tu una domanda a un mio amico, dico, dai, ma che se c'era, non ci vedo da qui e lì. Dopo gli arrivò un tempo, una sera mi rimise a posto, ma te lo dico, non ci vedo da qui. L'amore gli è una parola. Ma fra un uomo e una donna, più che altro, e ci vuole un ambiente dove si crea atmosfera, dopo ci vuole due persone che si attraggano fisicamente, non è l'amore, per fare l'amore è una parola. E dopo, quando gli hai amore, tu te ne accorgi subito, si fa per modo di dire. Quando ti piace una persona, tu te ne accorgi subito. Perché, ora per una donna, ma una donna se ne accorge subito. Perché, se a uno gli funziona sempre, è segno che gli piace, a voglia, non c'è bisogno mio di amore. Comunque, anche se tu sei giovane, tu le dovresti sapere queste cose. L'amore gli è una parola. L'amore gli è bello, sì, ma comunque, più che altro per un uomo e una donna, l'attrazione fisica e dopo l'ambiente che tu hai, se tu c'è una certa atmosfera, che diresti? Da quelle parti lì, madonna, sembrava fatta su misura, non esisteva neanche, porca madonna. Non è ancora riuscito con le bambole, un difetto naturale, cioè il complesso di superiorità. Non mi è ancora riuscito le bambole. Fantastico, mare. Ma con lo psicologo, anche te fai il psicologo, no? Te ti dici a maniera vecchia, come ti ho detto io, lo psicologo. Poi quando a sapere che gli capita nel cervello umano, la voglia di essere psicologo.
Comunque il complesso di superiorità l'ho sempre avuto, eh. Quell'altra gente mi sembra tutta merda a me, madonna di asco. Mi sembra essere proprio superiore, questo è vero, te lo posso dire al 100%. La cosa più importante è scegliere la comodità e dopo anche la scelta dei tessuti. Non ti dico proprio che siano tessuti costosi, ma insomma, quando ti sto qualche cosa maniera che io, anche se ti è costosa, ma non è che costi tanto. Dopo tu la trovi da tutte le parti, c'è bisogno di andare nei negozi, insomma, nei negozi, quelle botiche, roba del genere, nei negozi di lusso, roba del genere. Comunque con questi negozi ce n'è di elli, c'hanno della roba fenomenale, te lo dico io. Io in quel periodo lì mi toccava fare perso perché non trovavo più le misure, fare scarpe di ogni cosa un po' e cose, mi toccava farmi proprio su misura. Ma c'era degli affari lì, te lo dico io, c'era dei negozi e delle botiche in questa zona qui, a Prato specialmente. Era uno a Prato come gli erano lì, c'era. Una delle ultime volte che l'ho visto, che è venuto qui a prendere la stoffa, io gli avevo proposto, gli dissi: Alessandro, ma la vuoi un po' di lana? Perché si stava andando, mi sembra fosse ottobre, quindi si stava andando verso il freddo, no? E se la vuoi un po' di lana? Lui mi disse: per far che? Io, non so, dico, io la può mettere, che ne so, tipo, ci può coprire quando tu dormi? Mi disse: ma scherzi? Ma lo sai che io sono allergico, non mi posso sentire niente addosso? Questa cosa io non la sapevo, lui proprio non tollera un tessuto caldo di lana, gli pizzicherebbe. Quindi non la, qui ci sono le lane, avrei potuto dargliela, non l'ha voluta. Non solo, mi disse anche che una persona gli aveva offerto della spugna, non sopporta neanche la spugna. Quindi lui, il suo corpo è adattato proprio allo stile di vita che ha. Però sì, io non posso negare che quando lo vedo ci penso. Io fino al 97 quella serie, insomma, è stato, ma non ce l'avevo neanche più genitori da tanto tempo. Ma si era sempre in giro. Io sono stato 40 anni in un albergo a 5 stelle. Io. Che veniva a casa, ci veniva a dormire ogni tanto perché a me dormire bisogna dormire per conto mio. No, a me mi piacciono molto, ma innamorare no, ma no, te lo dissi ieri. Mi piacciono proprio, mi piacciono davvero, ma se, di molto, se non te lo puoi neanche immaginare, però no, che innamorare, tanto l'innamoramento non è che conti, non conta nulla. Mi piace proprio le donne perché mi attraggano proprio, mi attraggano davvero. Donne belle. Io sono sempre stato povero, ma ho sempre fatto la parte del ricco proprio, il ricco sfondato. Ma non ero ricco, appariva che ero ricco, ma non ero ricco, capito? Ero proprio povero, poverissimo proprio no. Comunque ero povero, non ero a quei livelli lì. Comunque ho sempre fatto la parte di ricco, mi piace fare la parte di ricco. Notte, vivere da soli non è male, comunque 5 ore di compagnia allegra ci vuole, 5 ore di divertimento ci vogliono, insomma la notte di giorno sono come gli abituati. Comunque stare da soli è una bella disciplina e molto sicura anche. La solitudine non è una cosa triste, è una cosa che fa bene, però te l'ho detto, per un individuo 5-6 ore di giorno di divertimento ci vogliono, o la notte di giorno, insomma 5-6 ore, 3 o 4 ore, comunque 5-6 ore ci vogliono. Si la mazza e la potrai venire via, ma è un regge in mani, mi toccava fargli in mani di oso, di ferro, perché erano di legno. La mazza era adeguata, però non era 10 giorni lì e mi allenavo su di ferro e direi, dopo 2 ore e partì in mani. Ma la volevo da via perché prendiamo molto dei soldi ora, ma cominciava a confondere le macchine, andavo a cominciare a farmi confondere.
La Porsche venne in meccanico la mattina a piano, se no poi c'era la solita fine. L'avevo una decina d'anni prima della L. Magari all'inizio uno si poteva avere timore di lui, però dopo no, perché tutti i giorni lui ha fatto vedere il suo fatto interiore, la sua bontà anche. È una carbonarina, ma è stomani, io mangio la mattina, una carbonarina con di molta pancetta, io sono carnivoro, ma comunque la pasta da carbonara mi capita, l'abbiamo fatta all'aeroporto. È lavorata, e dopo c'era di molta pancetta, uova, di molto cacio cavallo, ma non mangiavo quasi nessuno. Questa è la pancetta, prima dopo la pasta. Tu ci butti l'uova dopo la pancetta e tu ci metti il formaggio, e insomma il pepe dopo il formaggio da ultimo. Ma il formaggio tu lo metti quando tu la servi. È buono davvero, te lo dico io. Mi ripete un altro. I ristoranti cinesi mi carbo muta. C'hanno degli intingri e dopo c'è un rigore di fenomenale. Però ti adesso tu è sul sorte sto che andava a mangiare 3 o 4 porzioni di lasagne perché sto più fame di prima. E fa bene appetito, davvero, fa bene appetito davvero. E Alessandro qualcheduno lo definisce, guardate quel poveraccio. Non è vero nulla. Alessandro non è un poveraccio. Alessandro è un uomo ricco di umanità, ricco di dignità, perché come ripeto non ha mai chiesto l'elemosina, non ha mai chiesto aiuto a nessuno, che per me è una persona più che ricca. Ha paura della morte perché tu vedi che bello se c'è nel mondo, ci piace godere. Chi è che non ha paura della morte? Ma la morte tu lo sai, ma non è che quando viene, viene, tu lo sai. Non c'è mia. Tutte queste belle cose dove morire, è chi è che non ha paura? Ma non è mia la paura, è proprio dice uno scastramento di palle. Vorrei che mi ricordassero no, come uno gli ha aiutato la gente a diventare ricchio, insomma, o a risolvere anche il problema. Da queste parti di più non è che capisco intanto, comunque insomma si cercherà di metterlo nella testa. Oh.